ringrazio Enrico Mattei, oggi Casetta Scout, grazie al lavoro quotidiano dell'Associazione Scout Park Francesco Tonucci, uno spazio sociale dato in utilizzo alle famiglie, gestito dall'Associazione Scout e dalla GFI, Genitori e Figli per l'Inclusione. Oggi un evento dedicato al prendersi cura, con l'inaugurazione di una scultura realizzata a tema e posizionata nel parco. Il messaggio è aver cura ed è le mani che hanno cura di quest'albero, di questa pianta. In generale con le mani noi usiamo la cura, accarezziamo, lavoriamo, facciamo quello che facciamo con le mani. Quindi l'aver cura in questa situazione qui, con quest'opera, vogliamo rappresentare la cura che l'uomo deve avere verso la terra, verso le nuove generazioni, verso tutti. Quest'opera è stata realizzata in polistirolo, la modellazione, infatti dalla scuola della Carnevalesca abbiamo portato questa tecnica. E c'è una struttura in ferro che poi è stata interrata e cementata e soprattutto c'è una lavorazione di resina per proteggerla dalle intemperie, per renderla più solida. È una bella scultura, tra l'altro è anche ben posizionata perché è molto espressiva, perché due mani aperte che stanno a sostenere quasi, no? Ad accogliere o appunto a prendersi cura di un albero, di un piccolo albero, è molto significativo e credo che sia un po' un messaggio, perché come spesso viene detto ognuno dovrebbe fare un po' il possibile per prendersi cura dell'ambiente, del contesto, ma soprattutto anche degli altri, di coloro che soprattutto sono più fragili, e se lo fa, visto che qui siamo in un contesto anche di scautismo, rende il nostro mondo un posto migliore. Ecco, quindi davvero grazie per non solo per la scultura, per questa opera che oggi abbiamo inaugurato, ma anche per la gestione di questa Isola Felice, che è poco lontana dalla città, dalle costruzioni, insomma dalla zona industriale, ma che è un punto appunto di inclusione sociale grazie alla gestione che di questo contesto fanno la GFI e anche l'associazione Scout Park Tonucci. È un progetto attivo dal 2003. Nasce perché? Perché a suo tempo Guccioni Fabio ci disse appunto che c'era questa possibilità di utilizzare questo spazio, ma soprattutto di dare un servizio alla nostra città, perché a noi quello che interessava era mettere al centro la disabilità come servizio utile, cioè le persone riconosciute per il loro saper fare e riconosciuto nel loro essere.